Marco, come mai da quando ti sei candidato con Casa Pound Italia non ti invita più nessuno? Sembra quasi una censura fatta in via preventiva, una cernita dei contenuti da veicolare all'opinione pubblica. Per quello che ho potuto vedere, non è che in passato ci sia stata tutta questa grande visibilità su di me, insomma, gli spazi sono sempre stati portati avanti davvero con il contagocce in questi anni. Certamente dal momento in cui ho aderito a Casa Pound Italia, questi spazi si sono ulteriormente compressi. E il motivo? Bah, il motivo secondo me è molto semplice. Casa Pound Italia è un partito che è cresciuto moltissimo negli anni grazie all'abilità della sua classe dirigente ed è un partito che oggi, come ha detto Simone Di Stefano prima delle elezioni politiche del 18, direttamente dalla Camera dei Deputati, ha come punto centrale l'attuazione e la difesa della Costituzione italiana. Questo è un passo avanti incredibile, perché cosa c'è scritto nella Costituzione italiana? È questo il punto che dà fastidio a chi gestisce il potere, il vero potere, il potere economico. La Costituzione italiana racchiude in sé un modello keynesiano, un modello sociale di economia, in cui l'iniziativa privata economica non è libera, ma ovviamente deve essere sempre subordinata all'utilità sociale. Questo è il vero punto che fa paura. Marco Mori perché non ha avuto spazi in questi anni in televisione? Perché io parlo di diritto, cioè io non vado a esprimere un'opinione personale su una visione politica. Io vi dico che tutto quello che hanno fatto in Europa con l'euro e l'Unione Europea è un atto criminale dal punto di vista giuridico, che è lesivo dell'ordinamento costituzionale ed è anche fuori dal codice penale, o meglio, dentro il codice penale, perché è punito appunto dal codice penale. Questo è una bomba, è esplosivo. In più Casa Pound ha saputo fare un'altra cosa. Nonostante un'appartenenza ideologica che giustamente fanno bene a non rinnegare, perché ci mancherebbe altro, l'ideologia è sacrosanta e anzi un valore. Casa Pound però ha saputo aprirsi anche ad altre ideologie, io ne sono la prova. E questa è già un'altra cosa che fa davvero paura al sistema, perché divide et impera è un modo di controllo delle popolazioni, delle masse, del consenso molto forte, vitale. Quando un partito comincia a uscire da queste categorie, addirittura comincia a strizzare l'occhio a chiunque voglia la libertà e un certo tipo di modello, che è quello costituzionale, allora sì che si inizia a far paura. Proprio perché questo aprirebbe strada ad alleanze trasversali non più bloccate da destra e sinistra, mentre il sistema ha sempre cercato di tenere distinte destra e sinistra. Casa Pound quindi sta facendo un grandissimo lavoro e il 26 maggio c'è l'occasione veramente di lanciarci nell'iperspazio con la conseguente visibilità che avremo da un ingresso al Parlamento europeo, dove ovviamente non promettiamo di cambiare nulla perché è impossibile giuridicamente, ma potremo avere quella visibilità per parlare in questo modo sui media nazionali e questo sarebbe già rivoluzionario. Perché ti sei candidato proprio con Casa Pound Italia? I sovranisti, quelli veri, quelli che combattono contro l'austerità, contro i burocrati di Bruxelles, non sono candidati nella Lega di Salvini? Quindi mi avresti visto bene insieme ai collaborazionisti del potere di Bruxelles, in poche parole. Guardate, io sono stato molto chiaro, avevo annunciato già ai tempi della mia candidatura a sindaco di Genova come sarebbe finita. Ricordo ancora il litigio con Claudio Borghi, partito dai social, dopo che Borghi qualche mese prima aveva già offerto di entrare in Lega, di diventarne responsabile economico per la regione Liguria, in ottica poi di un futuro accesso in Parlamento. Io dissi di no perché appunto avevo capito dove sarebbero andati a parare. Quando annunciarono l'alleanza alle amministrative con Forza Italia, dissi chiaro e tondo che era il preludio di un cambio di rotta da parte della Lega in merito al programma No Euro. Borghi mi attaccò pesantemente, arrivò a dirmi che le elezioni amministrative sono una cosa diversa rispetto alle nazionali e soprattutto aggiunse che non ci sarebbe mai stata un'alleanza della Lega con qualcuno che non ha nel programma l'uscita dall'euro. Io gli dissi che questo sarebbe accaduto di lì a poco, lui rispose che chi continuava a insistere su questo andava bannato, infatti poi mi bloccò sui social in modo da, insomma, impedirmi di interagire con i suoi seguaci fondamentalmente. Beh, è andata effettivamente come dicevo io, nel senso che la Lega poi si presentò alle elezioni politiche dell'anno scorso con un programma che non conteneva l'uscita dall'euro, programma rivendicato, attenzione, da Salvini, c'è un video, l'ho caricato anche sul mio canale YouTube, molto importante, dove Salvini stesso dice: guardate che il programma del centrodestra l'ho scritto io e la posizione della Lega su Euro e Unione Europea è cambiata da tempo, cioè la Lega ha maturato, ha evoluto, a parole di Salvini, la sua posizione, oggi la Lega è un partito che vuole rimanere nell'euro e in Europa. Io mai avrei potuto andare con questo tipo di programma, con un partito che ha questo contenuto, perché questo è un contenuto eversivo.
Cioè, chi vuole rimanere nell'euro, chi vuole mantenere l'Unione Europea, commette dei reati. Sono delitti contro la personalità giuridica dello Stato. Quindi Salvini oggi andrebbe processato, non può essere appoggiato. I no euro che sono andati con lui sono semplicemente persone senza spina dorsale che a un certo punto hanno deciso di anteporre la propria visibilità personale all'interesse collettivo. Non c'è nessuna strategia, tranne una. La strategia è stata quella di chiamare tutti quelli che avevano acquisito visibilità con un certo programma per portarli a sé e disattivarli. In questo senso il lavoro fatto da Salvini è stato un capolavoro. La gente purtroppo capisce sempre in ritardo determinate cose, non perché siano poco intelligenti o poco svegli, non è questo il punto, è perché spesso non c'è il tempo di informarsi davvero e i media disinformano. Quindi i media lanciano sempre un messaggio completamente distorto. Ma se voi guardate gli ultimi tweet anche di questi giorni di Salvini, sono veramente da mani nei capelli. Cioè si è arrivati a annunciare il sogno europeo. Il sogno europeo, quello che Borghi e Bagnai chiamavano il fogno. Oggi Salvini parla di sogno europeo e addirittura è arrivato a dire che il Parlamento europeo è la patria della democrazia. Ma il Parlamento europeo non ha neppure iniziativa legislativa, né ordinaria né straordinaria. Ma che diavolo racconta Salvini al suo elettorato? Qualsiasi sia la maggioranza italiana al Parlamento europeo è assolutamente irrilevante, sia perché comunque non potrai mai legiferare, sia perché in ogni caso l'Italia da sola non ha la maggioranza al Parlamento europeo. Quindi voi pensate che coloro che vengono dipinti come sovranisti, e sovranisti non sono, ci vengono a raccontare di poter incidere nel Parlamento europeo, è incredibile. Nel Parlamento europeo ogni scelta nazionale, anche se cambiassimo il Parlamento e quindi mettiamo che cambiando i trattati rendessimo il Parlamento europeo effettivamente capace di avere iniziativa legislativa, beh comunque per fare qualsiasi intervento che riguarda il nostro paese noi dovremmo necessariamente passare dall'accordo con francesi, tedeschi, spagnoli, eccetera, eccetera. Se no non ci sarebbe la maggioranza. Quindi a casa mia questa è una criminale cessione di sovranità. Non è un riacquisire sovranità. Il concetto di sovranismo europeo, il punto, sovranismo europeo, sovranità europea, concetto chiave sbandierato oggi dalla Lega di Salvini. Ma ragazzi, questo concetto è uscito nel 2017 dalla Di Macron. L'ho scritto nel mio ultimo libro, La morte della Repubblica, questo. Nel famoso discorso del 17, Macron fu il primo a coniare il termine sovranità, sovranità europea. E sovranità europea significa cessione di sovranità nazionale. È automatico. E alla fine è semplicemente un disegno che si va a concludere a causa di queste persone e dei collaborazionisti che oggi li appoggiano, sfruttando purtroppo la poca conoscenza degli aspetti tecnici degli elettori, che sono manipolabili, visto che i media mainstream non dicono la verità e non lasciano spazio appunto a chi parla come me. E questa è la situazione reale. E qui poi voglio concludere ricordandovi un ultimo concetto. Stiamo andando esattamente nella direzione che avevano programmato fin dall'inizio, che era quella di cedere ogni sovranità per andare verso gli Stati Uniti d'Europa. E in questo ha un ruolo centrale proprio quell'austerità che oggi tutti i partiti dicono di voler togliere in Europa. Perché oggi il programma della Lega è uguale a quello del 5 Stelle, è uguale a quello del PD, è uguale a quello di Più Europa. Tutti vogliono farla finita con l'austerità in cambio di ulteriori cessioni di sovranità nazionale. Confermato anche per quanto riguarda la Lega. Da Molinari, il capogruppo alla Camera, su Coffee Break, che ha detto testualmente sì a ulteriori cessioni di sovranità a patto di modificare le regole della banca centrale e quindi renderla una prestatrice limitata di ultima istanza, cioè fine dell'austerità. Ma ragionate su cos'era l'austerità. L'austerità non era il fine di Bruxelles, l'austerità era un mezzo per raggiungere un fine. Era il mezzo per cooptare le volontà del popolo attraverso la sofferenza e il dolore, per vincere il senso d'appartenenza nazionale di ogni popolazione e indurci a cedere sovranità, perché nella crisi, nella difficoltà economica, siamo disposti a fare questo passaggio, altrimenti saremmo sempre stati orgogliosi e gelosi delle nostre rispettive identità. Ecco cosa stanno facendo, stanno distruggendo l'Europa. L'unica Europa possibile è un'Europa di stati indipendenti e sovrani, ma per essere indipendenti e sovrani bisogna partire ovviamente dall'indipendenza delle rispettive monete, dall'indipendenza delle rispettive economie, che cioè devono sì cooperare, ma non devono essere interconnesse fino al punto di dipendere dallo straniero, altrimenti si arriva soltanto alla conclusione. Il futuro dell'Europa è molto, molto nebuloso a questo punto e il 26 maggio sono elezioni fondamentali. Perché dandoci visibilità, dando visibilità a me e agli altri esponenti di Casa Pound, che sono rimasti gli unici con la bussola dritta sull'euro exit, noi possiamo veramente incidere e riuscire a divulgare il giusto messaggio all'elettorato. Perché oggi più nessuno va in televisione e spiega le cose come stanno. E guardate, se ci fosse una strategia da parte di queste persone, la strategia passerebbe sempre e solo dall'ottenimento di un vero consenso, ma non a casaccio su temi secondari. Il consenso lo devi prendere sulla necessità di lasciare euro ed Unione Europea. E quindi loro in televisione avrebbero la possibilità di dire
che l'Europa è un crimine, che l'ordinamento europeo è un'azione criminale, deliberata, un attentato alle sovranità nazionali, è un atto di guerra del potere economico contro l'Italia e tutti gli altri popoli europei, ed è solo uno step verso un'aggressione a tutto il resto del mondo da parte di questi poteri. Qualcosa che è iniziato ormai da molte decine d'anni e che va avanti. Chi va in televisione e non parla di questo è una nullità, oppure un alleato del potere economico e quindi un vile collaborazionista come queste persone. Secondo te, tra il governo Monti, il Movimento 5 Stelle e Salvini, qual è l'operazione di marketing meglio riuscita? Sono operazioni che fanno parte di un unico disegno di marketing. Mario Monti è il personaggio che arrivò direttamente dalla presidenza europea della Commissione Trilaterale, cioè dell'Associazione di Categoria dell'Alta Finanza Internazionale, per imporci l'austerità. L'austerità, come vi dicevo prima, era il metodo per renderci così vulnerabili da accettare le cessioni di sovranità. Quindi una volta che Mario Monti ha creato il dissenso verso l'Europa e verso l'austerità, servivano due serbatoi per recuperare questo dissenso e disattivarlo, portandolo esattamente verso gli Stati Uniti d'Europa. Ovviamente questo ruolo in Italia non era possibile darlo soltanto a un partito che magari si collocava o a destra o a sinistra, perché l'elettorato è sempre stato più o meno spaccato al 50%. Allora in Italia hanno dovuto creare il serbatoio di disattivazione del dissenso a sinistra, che è il Movimento 5 Stelle, e a destra ovviamente la Lega. Entrambi negli anni hanno infatti ribaltato completamente le loro posizioni, si è passati per la Lega, abbiamo già detto quello che vi raccontavo prima. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, ricordo banalmente solo alle ultime elezioni europee i manifesti con spezziamo le catene, basta euro, quindi fondamentalmente il referendum famoso per l'uscita dall'euro, e oggi invece ci dicono per bocca di Di Maio che sarebbero pronti a tatuarsi il fatto che non lascerebbero mai l'euro. Il 5 Stelle allora infatti chiamava a Bruxelles anche me come esperto, mi ricordo bene, insomma, io andai a fare una conferenza dal titolo Euro Incubo, non cambiamo l'Europa dall'interno. Per cui è evidente come hanno fatto un unico disegno per arrivare assolutamente a questo. Era necessario farlo perché altrimenti non sarebbero mai riusciti a fare l'ultimo step, l'ultimo passaggio. Quindi oggi o l'elettorato davvero si sveglia in tempo e quindi capisce di essere stato frodato e vota per chi vuole l'Italia Exit, e quindi vota Casa Pound, vota Di Stefano, vota Marco Mori e tutti gli altri bravissimi ragazzi che lottano nelle strade ogni giorno per dare voce a questi contenuti, oppure veramente arriveremo a dover recitare il funerale di questa Repubblica e da lì in poi sarà davvero durissima riprenderci la nostra sovranità. Thank you.